Il paradiso, spoiler del 4 e 5. Salvatore chiede a Elvira di uscire insieme. Il paradiso delle signore 7 va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Le anticipazioni della soap opera targata Gianandrea Pecorelli, per ciò che concerne gli episodi di giovedì 4 e venerdì 5. Raccontano che Marcello, appena tornato da Ginevra, porterà con sé il segreto della contessa Adelaide. Maria, intanto, scoprirà che Vito sta avendo parecchi problemi con l'azienda australiana. Nel frattempo Tancredi sarà irritato quando Vittorio farà gli auguri a Matilde per l'inaugurazione di Galleria Milano Moda. Salvatore, inoltre, inviterà a cena Elvira, mentre Marcello verrà a conoscenza che Ludovica si è sposata con Ferdinando. Gemma, infine, confesserà a Marco di essere incinta di lui. Gli spoiler dello sceneggiato di Rai 1, in merito alle puntate di giovedì 4 e venerdì 5 maggio. Anticipano che Marcello, dopo essere ritornato nel capoluogo lombardo dal viaggio a Ginevra insieme al commendatore Umberto, porterà con sé il segreto della nobile di Sant'Erasmo. Maria, successivamente, verrà a conoscenza che Vito sta facendo i conti con diverse beghe professionali legate alla sua azienda oltreoceano. A fronte di ciò la stilista del paradiso opererà una scelta che avrà un impatto sul futuro di entrambi. In occasione della prossima inaugurazione di Galleria Milano Moda, Vittorio penserà bene di fare un in bocca al lupo a Matilde. Tancredi, però, noterà che dietro l'augurio del direttore dell'atelier a sua moglie c'è della complicità e ne sarà irritato. Marco e Roberto avranno un acceso scontro verbale, col giornalista che additerà il redattore del Paradiso Market come un traditore. Poco dopo Gemma, a sorpresa, busserà a Villa Guarnieri e rivelerà al giornalista una mezza verità sul suo stato interessante. Le trame del Paradiso delle Signore 7, riguardo gli episodi di giovedì 4 e venerdì 5 maggio. Raccontano che Marcello estinguerà ogni debito di salvo legato al bar Bottini, riempiendo di gioia il socio. Grazie anche a tale entusiasmo il fratello di Tina chiederà a Elvira di uscire insieme. Marcello, invece, incontrerà Ludovica per la prima volta dopo il suo ritorno a Milano, scoprendo con somma sorpresa che la stessa ha sposato Torrebruna. Marco e Roberto avranno un placido chiarimento, al termine del quale la Gemma rivelerà a Marco di essere incinta di lui. Vittorio, sempre più convinto che Tancredi sia il responsabile dell'incendio in fabbrica, non saprà se renderà edotta o meno Frigerio. Di fronte al paradiso, infine, campeggerà la nuova insegna di Galleria Milano Moda e Conti. Dopo un veloce sguardo dalla finestra, sparirà nel buio.